Antonio Cocco, protagonista di questa Castiadas che vince in casa, io ti dico, da difensore suppongo contento perché non subite gol da due gare, più hai siglato, per te non è, diciamo, una rarità e tieni sempre la media dovunque vai, no? La verità, sono contento perché non abbiamo preso gol, perché da quando sono arrivato abbiamo un esordio contro il Tergo, abbiamo preso 3 gol, poi abbiamo preso un gol a Gavò e abbiamo preso 4 gol contro Budoni. Non mi piace prendere così tanti gol e quindi sono contento che diamo continuità, diciamo, alla porta imbattuta da 2 gare, perché è importante, perché con il potenziale che abbiamo noi davanti non prendere gol è già a metà dell'opera, perché tanto un qualcosa davanti succede e riusciamo a sbloccarla se la teniamo sullo 0-0, e poi se faccio gol io sul calcio d'angolo ancora una soddisfazione in più personale, però diciamo che sono stato acquistato per non prenderli gol, poi certo, se li faccio ancora meglio. Tra l'altro è andato molto vicino alle 3 gare, perché poi sia col Budoni che con lo stesso Tergu una girata in aria, mi ricordo, lo stavi cercando e lì quando ti capita punisci. Sì, la verità, contro il Budoni c'ho ancora il rimorso, perché potevo chiudere la partita sul 5-3 e invece l'abbiamo pareggiata al 90esimo 4-4 e lì c'avevo il rimorso. Sono contento e diciamo che ho sbloccato la partita, ma veramente un complimenti a questa squadra che ha lottato, ha tenuto botta un avversario, comunque un buon avversario in 10, siamo riusciti comunque a avere il coraggio di giocarla, di pressarli alti, siamo riusciti a sbloccarla e poi a vincere addirittura in contropiede prendendo un calcio di rigore. Poi Bomber Borruzzo, come al solito, il Vizza non lo perde. Ecco, tu sei nuovo insieme ad altri, molti altri. Qualcuno sta mancando, l'inserimento sta avvenendo graduale. Date l'impressione che state prendendo il passo giusto, no? Perché poi ciò che conta è entrare dentro i playoff, mantenere quella posizione e giocarseli al meglio. Sì, la verità, quello che ho detto a inizio anno è che questa squadra ha tantissimo potenziale. Io ero in Serie D da inizio anno e ho detto che non ha niente di meno da squadre di Serie D questa squadra. Certo che quando magari cambi tanto a dicembre ti devi conoscere, non hai ritiro per conoscere i giocatori, quindi hai meno tempo per conoscerti con i compagni. Gli inserimenti comunque devono essere graduali, non hai quel tempo, a breve tempo che devi comunque andare la domenica e vincere subito, portare risultati subito, però io credo in questa squadra perché ha tantissimo potenziale, dai giovani ai grandi, perché ad esempio non sta giocando Davide Carrus, che ogni volta che io per ora mi sono soltanto allenato uno spezzone alla Maddalena, ma è un piacere vederlo, quindi non voglio pensare quando il mister potrà scegliere anche un Davide Carrus in campo oppure averlo comunque per sbloccare una partita, quindi potenziale questa squadra ne ha tantissimo. Infatti sono venuto qua perché credo nel progetto e credo che questa squadra può lottare nei playoff, perché comunque la matematica ormai ci tiene troppo lontane alla prima posizione, può lottare nei playoff contro chiunque, ci credo. Con domenica andate a Tortoli, è una sorta di esame anche per voi, per testarvi, per dire al cospetto della squadra che sta dominando a che punto siete. Per te è un rientro in Ogliastra, diciamo che la zona la conosci. Sì, diciamo che... E anche qualche ex compagno. Sì, sì, ho condiviso con loro una gioia della salvezza l'anno scorso, che veramente per me me lo porto nel cuore quella salvezza, perché comunque era una squadra sarda, fatta da giocatori sardi, una scommessa enorme che abbiamo vinto stringendoci tutti e comunque portando a casa il risultato contro poi alla fine il Castiadas, veramente il mondo è piccolo, però sono contento di andare a trovare alcuni ex compagni, un mister cui comunque mi tengo sempre in contatto. E sì, per noi un esame, perché loro comunque una squadra forte, fatta di giocatori veramente forti che possono sbloccare la partita in ogni momento. Diciamo che noi possiamo sfruttare il fatto che loro possono essere un pochettino con la pancia piena dal fatto che, tra virgolette, non li voglio guffare, però il campionato ormai è quasi già vinto e poi giovedì o mercoledì giocano la Coppa Italia, quindi diciamo le attenzioni, so che il mister ci tiene tantissimo alla partita di Coppa Italia, quindi le attenzioni andranno più lì che magari la partita di domenica. Noi lavoreremo la settimana completa per arrivare domenica e giocarcela contro una squadra forte, ma ripeto, noi siamo forti e quindi ce la giochiamo alla pari. L'ultima domanda è, torniamo indietro di un mese, no? Se in Serie D sei il punto di forza della Lanusei, perché lasciare la piazza Lanusei? Io ho sposato la piazza di Lanusei l'anno scorso, quando comunque il progetto era di giocatori sardi, un gruppo sardo, e quindi
sono venute a mancare quest'anno a dicembre le condizioni per cui avevo scelto questo progetto. La squadra secondo me era forte perché venivamo da una vittoria in casa, una in trasferta persa, ma poi abbiamo rivinto a Muravera. E ho sempre detto e parlato con i dirigenti che per me non c'era bisogno di cambiare così tanto, perché comunque il gruppo era forte, la squadra era forte e se la giocava con tutti. Una volta che queste condizioni sono venute a mancare mi sono sentito in diritto di chiedere di andare via, poi come ci siamo lasciati, non bene, male, comunque tifo per i miei compagni che si meritano veramente questa soddisfazione della salvezza, la stanno ottenendo al meglio. Secondo te invece c'è lo spazio per infilarsi il Castigliadas attraverso questi playoff, che comunque è un percorso lungo, però si deve tentare, visto anche certo, il potenziale. Certo, noi siamo qua perché sappiamo che dobbiamo prendere la porta secondaria per arrivare in Serie D. Ci crediamo e ce la giocheremo con tutti, avversario dopo avversario, poi a lungo andare sono sicuro che nelle ultime partite usciremo ancora più da squadra, perché ripeto, essendo una squadra tra virgolette nuova che ha cambiato tanto a dicembre, aveva bisogno di tempo, piano piano stiamo lavorando tutti assieme e sono convinto che questa squadra dalla seconda porta tra virgolette può arrivare in Serie D, certo, se no non avrei accettato di venire certo. Qua. Senti, mi viene in mente una cosa per chiudere l'intervista, certo. Domenica Tortoli, abbiamo detto due ex compagni, il problema maggiore sarà fermare tuo ex compagno Gutierrez per non far gol o metterlo in difficoltà perché tu vorrai fare gol? Guarda, sono sicuro che sarà una rottura di scatole, sia quando lo dovrò difendere per non prendere quando scende, che quando io scenderò per tentare di farlo. Comunque, ripeto, mi sento ancora con Pablo, mi sento ancora con altri compagni, e sarà un piacere ritrovarli e spero di fargli lo scherzetto. Grazie Antonio, complimenti e in bocca al lupo grazie, per tutto. Grazie Crepi.